Per accedere all'applicazione è sufficiente utilizzare lo shortcut 801, è il prefisso sicuro, e chiamarlo con il tasto verde. A questo punto si può accedere all'applicazione dove ci sono dei menu per chiamare sicuro direttamente dalla rubrica, per invitare altri utilizzatori all'uso del software, la gestione della licenza, conoscere il proprio stato di licenza, inserire codici di abilitazione ed eventuali impostazioni avanzate. Per effettuare una chiamata con Private GSM non è necessario utilizzare direttamente il software. Non a caso, attraverso il prefisso sicuro 801, da anteporsi al numero che si vuole chiamare, come in questo esempio, è possibile effettuare una chiamata sicura, più 801 il numero di telefono dell'interlocutore. Ad esempio, chiamando questo contatto, riceveremo sull'altro handset una chiamata sicura, a cui è possibile rispondere, avviene uno scambio delle chiavi con la sicurezza di ZRTP e vengono mostrate le cosiddette short authentication string, cioè le parole che l'interlocutore chiamante e chiamato devono verificare per essere sicuri che non ci sia nessuno che li sta ascoltando. Una volta effettuata la prima verifica, la prima telefonata, è sufficiente cliccare su Mi fido, entrambi i soggetti ovviamente dopo averlo verificato, la sicurezza diventa verificata. Da questo momento in poi non è più necessario fare alcunché, se non andare in rubrica e chiamare il proprio contatto con il prefisso sicuro più 801. Il software tiene al suo interno tutte le funzionalità tipiche di una chiamata normale, come ad esempio l'altoparlante, piuttosto che la funzionalità di muting e unmuting. Il suo utilizzo in buona sostanza è analogo e nel modo d'uso e nelle prestazioni che vengono offerte a quello di una chiamata normale, se non che è crittografata in modo forte con il sistema di sicurezza ZRTP. Ed è sotto copertura, in questo momento questa è una chiamata VoIP e siamo sotto copertura Wi-Fi, come potete vedere in alto a destra dall'icona. Quindi si può utilizzare la rete Wi-Fi, la rete UMTS HSDPA o la rete GSM GPRS, ma anche copertura Edge. L'importante è avere una copertura IP e quindi poter effettuare un collegamento a internet. La differenza fra un Wi-Fi, un UMTS piuttosto che un GPRS è sostanzialmente la latenza, cioè il ritardo della comunicazione percepito fra chiamante e chiamato, che nel caso del Wi-Fi con una connessione broadband può essere sotto i 50 millisecondi, nel caso dell'UMTS nell'intorno dei 150-200 millisecondi, nel caso del GPRS si inizia a sentire superando la soglia psicologica dei 250 millisecondi che l'orecchio e il cervello umano percepiscono come latenza e arriva fino a 400 millisecondi. Diciamo che nella maggior parte delle aree di copertura 3G e copertura Wi-Fi non c'è assolutamente la percezione che si sta effettuando una chiamata sicura rispetto a una chiamata non sicura. Ricordate sempre di fare un piano dati nel caso in cui utilizzate un servizio del genere, nonostante i kbyte utilizzati sono pochi. Sì, perché nonostante consumiamo all'incirca 100 k al minuto per la comunicazione usando dei codec ad alta compressione, quali la AMR, quindi lo stesso codec audio che viene utilizzato in una chiamata normale, è importante ricordare che anche chi riceve una comunicazione sicura sta consumando del traffico dati e che quindi il paradigma tariffario applicato a una chiamata sicura è diverso rispetto a quello tariffario applicato a una chiamata normale in cui paga solo il chiamante. Quindi si possono ottenere grandi risparmi telefonici utilizzando delle flat dati o comunque dei pacchetti dati, piuttosto che, se un uso improprio, il roaming senza alcun tipo di supporto dati, avere diciamo brutte sorprese, quindi è importante fare attenzione. Perfetto, basta chiudere e la telefonata si chiude. Grazie.